La paura e i danni subiti in casa hanno indotto tanti cittadini della zona Flegrea a lasciare le proprie abitazioni, almeno per ieri notte. Molti hanno deciso di trascorrere la notte in auto per la paura di nuove scosse. Nel comune di Pozzuoli sono state allestite delle aree deputate all'accoglienza: il Pala Trincone, il parcheggio C9, in via Vecchia delle Vigne, la piazza Mare e il largo Palazzine. A Pozzuoli, dove sono stati sgomberati 39 nuclei familiari, è arrivato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per un sopralluogo a piedi tra i cittadini. Per motivi precauzionali si sta cercando di trasferire altrove le detenute di alcune sezioni del carcere femminile di Pozzuoli per mettere in sicurezza la struttura. In arrivo 400 brandine per un'emergenza eventuale. Scuole chiuse a Pozzuoli e Bacoli. I bambini si sono impauriti tantissimo e hanno cominciato ad urlare. Subito ci siamo organizzati e siamo scesi, un po' tutta la popolazione, siamo scesi per strada. Mi sono vissuto troppo male perché ho la paura che c'è sempre stato a tutte le scosse, però questa qua è stata proprio enorme. E poi c'è stato pure il particolare dei bambini che non li posso portare a casa. Poi c'è un bambino qua dentro che è uscito l'altro ieri dall'ospedale. In macchina. La terra che ti trema sotto i piedi, un boato enorme, praticamente palazzi che sembravano ballare, gente che è uscita tutta di botto, che si è riversata per strada spaventata, persone anziane, bambini, famiglie, insomma persone con gli animali, insomma non sono state delle belle scene.